Cari amici, benvenuti, ben ritrovati a una nuova puntata di podcast, il nostro consueto approfondimento con temi e protagonisti del Piemonte e non soltanto. Quest'oggi torna puntuale il nostro consueto appuntamento con l'Accademia di Medicina di Torino. Vedo già collegata con noi la nostra ospite, a cui voglio dare il benvenuto e ringraziare per essere qui con noi, che è la dottoressa Etta Finocchiaro, dirigente medico presso la struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica dell'ospedale Molinette di Torino. Grazie, dottoressa, per essere qui con noi e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa, il 16 febbraio un interessante incontro organizzato dall'Accademia di Medicina. Si tratta di un corso per insegnanti sull'alimentazione, sull'importanza dell'alimentazione. Lei ne tratterà nello specifico per quanto attiene l'adolescenza e ci sarà anche con lei il professor Giancarlo Isaia, che è presidente dell'Accademia dei Medici di Medicina di Torino, per parlare degli stili di vita, della corretta alimentazione, quanto influiscano su anche una terza età di qualità. Bene, dottoressa, allora io con lei affronterei appunto questo argomento che ci sta particolarmente a cuore, sia il nostro rapporto e soprattutto il rapporto degli adolescenti con il cibo. Sappiamo quanto questo momento così difficile, congiunturale, dovuto al perdurare della pandemia, abbia anche contribuito ad aumentare i disturbi alimentari che colpiscono non soltanto le donne, ma anche gli uomini, anche i ragazzi e in qualsiasi fascia d'età, tra l'altro. E con lei vorrei un po' fare il punto e fare soprattutto chiarezza. Allora, dottoressa, esiste innanzitutto un'alimentazione adeguata per gli adolescenti? Come dobbiamo anche comportarci noi adulti per, insomma, dare, visto che costituiamo spesso per i nostri figli un esempio, un modello, come dobbiamo comportarci e quali campanelli d'allarme devono metterci appunto, come dire, in attenzione e quindi non sottovalutare alcuni comportamenti che possono poi degenerare in veri e propri disturbi alimentari. Allora, innanzitutto che la pandemia abbia accentuato delle problematiche che già preesistevano prima, questo è assolutamente vero. Diciamo che la mancanza di socializzazione, di condivisione, il fatto di rimanere sempre a casa, magari sempre non in ambienti idilliaci o dove comunque ci può essere la presenza di un adulto che aiuti, accompagni, anche proprio nelle pratiche alimentari quotidiane di tutti i giorni, ragazzi, ha influito in maniera sicuramente negativa sia sui loro livelli di stress e di conseguenza sullo stress rivisto come pulsione alimentare. Perché molte volte, così come succede con gli adulti, altrettanto per i ragazzi che si sono trovati in una situazione non consona e soprattutto che non corrisponde ai loro bisogni di condivisione, di socializzazione, si sono ritrovati costretti a casa. Molti hanno sfogato sul cibo tutta una serie di nervosismi e di situazioni difficili da vivere. E questo ha portato, lo stiamo vedendo appena adesso, che la punta di un iceberg. Soggetti, ragazzi anche molto giovani, disturbi veri del comportamento, sia in eccesso e quindi con una elevata assunzione di cibi junk food o di appunto snack non sani, oppure nel senso invece di restrizione in certi comportamenti eccessivamente restrittivi, in quanto tanto non c'era più il momento della socialità, non c'era più il momento di condivisione, nessuno mi vede, quindi se paradossalmente ingrasso tanto, non ho il confronto, non ho, se vuoi, anche le critiche che possono essere negative, ma delle volte anche costruttive, e neanche nel senso della riduzione, il dimagramento o il saltare i pasti, considerata appunto il fatto del contenimento a casa. Questo, ripeto, ha fatto venire fuori un problema che già prima era esistente, c'era,
perdurava, perché nell'età dell'adolescenza si è in una fase di cambiamento importante. I ragazzi sono in una fase che passano da bambini ad adulti e si devono ricostruire la propria fisicità. Quindi la mancanza delle volte di modelli, oppure la presenza di modelli sbagliati, o il fatto di dover copiare dei compagni, o le critiche da parte, non parliamo ancora di del bullismo, del fenomeno del bullismo, di per una certa fisicità, la mancanza di crescita, l'incremento ponderale nei ragazzi o l'eccessivo peso nelle ragazze, la pelle acneica dovuta alle rivoluzioni ormonali portano in effetti un sacco di malessere, e ecco che i ragazzi si mettono a mangiare male. Cosa può fare la famiglia? Allora, la famiglia, come al solito, come dico tante volte, i genitori deve stare un passo indietro, ma sempre all'occhio, perché se si... Ecco, dottoressa, ma sottolineare certi comportamenti errati è giusto o è meglio astenersi, no? Come genitore, nel magari evidenziare un eccessivo dimagramento piuttosto che il contrario? Come comportarsi? Esasperare il problema da parte del genitore non è mai una soluzione, perché io vedo anche di fronte a me tante situazioni di ormai lotta per quello che mangio, lotta per il peso, comportamenti ossessivi da parte del genitore non portano mai a niente in nessun campo. Però ci deve essere, allora, l'esempio, come succede anche per il buon comportamento, se io sono un buon esempio, comunque nella mia tavola come genitore porto la varietà, la predominanza di pasti sani, la presenza delle verdure, ecco, diciamo, magari una certa rigidità nel proporre verdure che magari non sempre sono gradite, non quelle, non quali, con stili diversi, ricette diverse, colori diversi, può servire a far sì che i ragazzini magari si tolgano dalla loro convinzione di non mangiarla proprio o di mangiarne tre in croce, e poi far vedere che comunque se uno mangia bene in casa, anche se loro hanno un comportamento contrario e delle volte contraddittorio a quello che viene imposto, però far vedere che mangiando bene si sta bene. Questo, come ripeto, per tutte le altre cose in campo educazionale alla fine porta sempre, magari ci si mette un po' più tempo, però quando mi devo allarmare, quando vedo che il ragazzo o la ragazza saltano i pasti, quando vedo che ingrassano, che nonostante così i richiami o un'alimentazione sana portata in tavola aumentano di peso, diminuiscono di peso, allora però è sempre meglio chiedere aiuto al professionista, perché è difficile che il genitore, se poi si impunta su questa questione, io vedo a volte delle famiglie che si autodistruggono, e allora poi diventa una lotta veramente tra genitori e figli, non se ne viene a capo. Quando si accorge che non dopo 3, 4, 6 mesi non si ottiene nessun sorto di cambiamento, conviene rivolgersi al professionista per un aiuto, sia in un senso che... Ecco, un professionista che ovviamente riuscirà a individuare qual è il problema di fondo, ma visto che lei poi nel merito entrerà proprio a parlare se esiste o meno una dieta nell'adolescenza, io le rivolgo proprio questa domanda esplicita, perché è interessante, perché spesso al di là dei disturbi alimentari nell'adolescenza si tende a procrastinare, no? Alcuni discorsi relativi alla qualità del cibo per tenersi in forma, in salute, si rimanda un po' la questione, diciamo. In realtà già nell'adolescenza bisogna, insomma, seguire un regime alimentare di un certo tipo, o comunque anche i cosiddetti sgarri possono essere, insomma, passati, insomma, sdoganati. Diciamo che se il bambino, già quando era bambino, ha mangiato bene e ha una famiglia che dietro si è comportato bene, lui si porta delle abitudini sane, lo sgarro del sabato sera, dell'uscita con gli amici, la pizza, il kebab o il sushi o tutto quello che è modaiolo adesso, non mi preoccupa, perché tanto fa parte di una fase della vita che poi verrà ripresa. Nato, eccetera. Io trovo che nelle nuovissime generazioni, cioè quelli che vengono dagli anni 2000 in poi, il discorso dell'ambiente, che non c'era nelle generazioni passate, invece
tocca molto e mi capita sovente di vedere dei ragazzini vegetariani, con i genitori preoccupati perché li portano perché diventano vegetariani o vogliono escludere la carne dalla loro dieta o vogliono salvare l'ambiente. Diciamo che la Thunberg in qualche maniera ha lasciato... E lei a questo punto come interviene? No. Vengo sempre in maniera positiva, perché trovare dei ragazzini che non pensano, dipende anche sempre dal livello culturale, dal livello sociale della famiglia, ecco, questo indubbiamente, ma non è nella loro missione, passatemi il termine, sfondarsi di hamburger alla McDonald's, di Coca-Cola o di patatine, già lo trovo un bel segno, perché vuol dire che dietro c'è comunque un atteggiamento intelligente verso quello che è l'ambiente. Adesso sarà un mondaiolo, ma sarà una moda che dovranno sposare, quindi a volte vedo più attenti i ragazzi che non i genitori, cosa che insomma io non sono vecchia di professione, anche di età, ma ne ho già viste di tutti i colori, di generazione, e questa è la prima volta che succede da quando io faccio questo lavoro e mi accorgo di questo cambiamento generazionale. Quindi li accolgo positivamente, li accolgo, però mi accorgo che si toccano i tasti dell'ambiente, l'inquinamento, lo spreco dell'acqua, l'eccesso di carne, di allevamenti industriali, anche giovanissimi, tipo 14-15 anni. Questo argomento li interessa tantissimo, li attira e sono pronti veramente a cambiare la loro alimentazione dietro queste idee. Quindi questo è un lato positivo nuovo in cui dobbiamo solo essere contenti, al di là che poi c'è l'uscita, l'eccessivo controllo di quello che mangio non va mai bene, come per tutto, cioè anche un ragazzo attento all'ambiente non può non avere la voglia ogni tanto di andare a mangiare con gli amici, mangiare quello che capita, fa parte della vita ed è giusto che ci possa essere, però deve essere ogni tanto e non deve essere sempre, quindi le frequenze, anche le frequenze delle uscite e delle scappate possono essere in qualche maniera ridimensionate, ma soprattutto quello che conta sono 350 giorni all'anno, non sono i 15 giorni che fanno la differenza. Quindi se a casa fanno la prima colazione, a tavola si trovano almeno un piatto di verdura e un piatto di frutta sempre regolarmente nei pasti, anche se poi nel weekend mangiano bene o eliminano la carne, se uno li aiuta si possono benissimo avere un menù sano, ci sono tante, tante culture della popolazione. Ma perché, dottoressa, nei bambini, negli adolescenti c'è questa sorta di avversione, no? Per, non in tutti ovviamente, per le verdure, le cosiddette cose che fanno bene? C'è una ragione atavica, qualche... Ma allora, le ragioni, se andiamo a vedere gli studi, addirittura stanno in cosa ha mangiato la mamma durante la gravidanza, quindi è difficile da fare. Sicuramente ci sono delle, diciamo, si vedono in famiglia dei comportamenti completamente diversi con lo stesso pattern genetico e con le stesse abitudini alimentari di tutta la famiglia. Magari un figlio viene che ha più piacere da una cucina sana e un altro proprio la odia. Quindi ci sono comunque diciamo che quello che si sa al giorno d'oggi, che la combinazione dei batteri che abbiamo nell'intestino possono decidere un po' l'atteggiamento anche di gusti e di propensione a mangiare certi gruppi alimentari e altri. Di sicuro quello che bisogna fare attenzione nei pazienti e nei bambini, nei soggetti giovani che non amano le verdure, stare molto più attenti e lì cercare di calcare di più la mano e cercare di inserirgli ricette più gustose, più affine ai loro preferenze alimentari, quindi non so, mi viene in mente le polpettine di verdura, la verdura al forno gratinata, quindi non la classica verdura lessa. Se uno odia le verdure, non proponetegli la verdura lessa, perché tanto non la mangerà mai se non sotto obbligo. Quindi propongo in ricette diverse, perché poi tante ricette si riesce a mettere la voce verdura senza farlo sembrare solo di verdura. Questo può essere il trucco. Però ci sono effettivamente alcuni soggetti che facilmente, per predisposizione della propria microbioma, come si chiama oggi, che gli fa avere un comportamento alimentare errato. Però su quelli bisogna spingere di più, sicuramente. Dottoressa, ci sono dei falsi miti, anche delle false credenze da sfatare in questo senso? Ad esempio, ci sono dei cibi spazzatura che assolutamente vanno evitati e che creano addirittura dipendenza? E se sì, quali sono?
Ora, chiaramente tutti i junk food, quindi tutto il mondo delle patatine, del confezionato, crea una sorta di dipendenza, perché all'interno ci sono delle sostanze che creano una già il carboidrato da dipendenza se se ne quantità eccessiva, e queste danno ancora una dipendenza proprio per certi additivi chimici che l'industria alimentare conosce bene, quindi aggiunge apposta negli alimenti in maniera. Però da queste diciamo abitudini, dipendenze alimentari si può veramente con un po' di correzione, come dico sempre, ma lo dice la scienza, 20 giorni di assenza di queste sostanze e il mio cervello me le chiederà meno, quindi è da fare, compenso con dei cibi sani. Quello che ci tengo a sottolineare è che il falso mito può essere tante volte in cosa, in tutti quegli alimenti che vengono venduti come low calorie, no? Su quelle invece bisogna fare molta attenzione, perché a parte che queste sostituzioni non sono mai free, sono contro l'ambiente, perché sono ricche di sostanze che possono essere dannose, tante volte non è vero, non dobbiamo guardare solo le calorie nella composizione di un piatto, ma la grammatura e quali costituenti che fanno ingrassare decisamente più le calorie. La gente non sa leggere le etichette, legge solo meno di tot calorie e questo mette a posto la coscienza. Ma tutto quello che è industriale, trattato, artificiale deve essere in qualche maniera allontanato dall'alimentazione abitudinaria. Ecco, nella mia abitudine bisogna invece comprare, come dico sempre, il formaggio vero, gli insaccati veri, ne mangio meno, ma quello vero, che almeno i principi nutritivi, ai batteri giusti e non le cose che l'industria alimentare mi passa per low, ma non sono low affatto e non fanno dimagrire nessuno, anzi fanno danno. E sono un tutti grande imputato da parte di alcuni, adesso sentiremo il suo autorevole parere, il latte è diventato un po' un cibo da evitare, una bevanda da evitare, cosa ci può dire a riguardo? Ora posso dire a riguardo che in realtà, e questa sia abbastanza un'idea che ha bucato lo schermo, però ci siano dei presupposti veri che ci dicono che il latte fa male, no. Quello che noi sottolineiamo anche che può far male sono quello che io mangio attraverso il latte. Allora, se compro un latte a 0,50 centesimi il cartoccio al litro, come posso pensare che la mucca che ha prodotto quel latte abbia mangiato bene? È impossibile. Quindi facilmente queste mucche mangiano dei mangimi, gli insilati o delle sostanze che possono essere ricche di ormoni, di antibiotici. Allora fa male quell'ormone, quell'antibiotico che veicolo attraverso il latte, non è che fa male il latte. Perché se il latte di cascina, latte vaccino, vero, senza... e con la mucca che ha mangiato il fieno come dovrebbe essere, il latte non è tolto in nessuna patologia, il lattosio, se proprio uno fosse intollerante al lattosio, tutte le aziende un po' serie fanno il loro latte senza lattosio, ma la preoccupazione è questi latti deve arrivare tutto dall'Italia. Io quello che ormai passo il messaggio ai pazienti, che guardate sempre la provenienza del cibo, dove è stato confezionato, perché se un latte che arriva da paesi dell'est, paesi dell'est dell'Europa, uno, nessuno le leggi così che proteggono il cittadino come noi italiani, quindi meglio l'Italia della Francia, della Spagna, ma soprattutto dell'est, dove arrivano molti prodotti lattio caseari, devo fare attenzione perché lì mi mangio tutte sostanze radioattive o, ripeto, da allevamenti industriali che sono dannose per l'organismo, ma non attraverso il latte, tramite tutto. Grazie dottoressa, veramente dei consigli preziosissimi. Io voglio ancora ricordare quindi il corso di formazione sul tema alimentazione e benessere. Il corso prevede due sessioni, abbiamo detto il 16 febbraio alle 15, la dottoressa Etta Finocchiaro, dirigente medico presso la struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica dell'ospedale Molinette di Torino, tratterà il tema di cui abbiamo parlato, molto delicato, esiste una dieta per l'adolescenza, mentre il 23 febbraio Giancarlo Isaia, presidente dell'Accademia di Medicina in Cina, interverrà invece sul tema salute e stili di vita. Bene dottoressa, grazie davvero per tutti questi preziosi consigli. Noi invitiamo tutti a seguire questo corso. Sul sito, tra l'altro, è possibile reperire le modalità su come iscriversi e quant'altro. Grazie ancora, dottoressa, per essere stata con noi. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. L'appuntamento, come sempre, a domani con una nuova puntata di podcast. Grazie a tutti, arrivederci.